Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono qui in provincia di Biella, siamo a Cossato e sono a presentarvi un nuovo personaggio, un personaggio che ci ha presentato Chiara Brunori, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare di Verdi Contenti, e si chiama, eccolo qui, si chiama Franco Veimaro, è specialista in che cosa, Franco? Produzione di rose moderne su licenza e piante di frutti di bosco. Quindi, cari appassionati di rose, qui c'è veramente da sbizzarrirsi. E obiettivo di questa playlist che andiamo adesso con questo video ad iniziare è proprio quello di cercare, oltre di fare una panoramica appunto sul mondo delle rose, di dare anche qualche buon consiglio, soprattutto nello spirito proprio del nostro canale di YouTube, del sapere come. Perciò andremo a vedere ad affrontare varie tematiche. Ma cominciamo con Franco a fare un pochino, a inquadrare un po' il mondo delle rose. Franco, come lo possiamo dividere? Allora, ci sono rose alberello, rose a cespuglio, rose rampicanti, e all'interno di queste tre categorie grosse ci sono nei cespugli le rose a fiore grande da reciso, profumate, le rose a fiore piccolo o raggruppato, che sono più adatte per l'aiuole. Tipo quelle che vediamo qua? Tipo questa rossa che vediamo qua, che è adatta per l'aiuola, diciamo, del giardino. Fiorisce in abbondanza, fa molte fioriture, fa anche le bacche, quindi in inverno rimane qualcosa anche di colorato, e soprattutto sono molto rustiche, molto resistenti, più resistenti delle fiore grandi alle malattie. Le fiore grandi invece sono queste, che sono quasi tutte profumate, sono adatte per il fiore reciso, resistono qualche giorno recise come tutte le rose comprate dal fiorista, solo che queste le decidete voi, quindi sono fresche. Poi hanno una crescita, vanno bene nelle aiuole anche del giardino, possono stare anche in vaso, non richiedono più di tanta manutenzione se non un po' di cura all'inizio, all'impianto, se in terra, e poi una normale concimazione in inverno e la potatura primaverile, quella è fondamentale per la buona riuscita della pianta. Poi abbiamo le rose rampicanti, che andremo a vedere un po' più avanti, che sono anche queste moderne, tutte varietà rifiorenti, fioriscono più volte all'anno, alcune sono profumate, e queste sono anche più semplici da tenere perché richiedono pochissime potature. Le rose alberello le omettiamo perché è un prodotto che è un po' difficile, che non trova più tanta collocazione nei nuovi giardini molto ristretti. È passato un po' di moda, no, Franco? Andava più negli anni 70-80, giusto? Anche perché veniva innestato su rosa canina. La rosa canina, si sa, è pollonifera, pollona molto, quindi dà molta manutenzione. Devi stare lì a togliere tutti i selvatici che vengono dalle radici. Devi avere la cura di avere un tutore. Poi richiede un viale, richiede un po' di spazio. Cosa che nei giardini moderni si tende ad avere una pianta più semplice, che è la rosa cespuglio. Bene, comunque se uno li vuole ci sono ancora, okay. Si fanno ancora. Quindi allora insieme a Franco abbiamo così fatto un po' una panoramica generale di quello che ci aspetta in questa bellissima playlist, dove andremo a affrontare argomento per argomento, e soprattutto nel nostro modo semplice, chiaro e soprattutto pratico. Quindi Alessandro, Franco Veimaro e le belle rose che vedete qui alle vostre spalle vi salutano, vi chiedono di mettere un bel pollice all'insù se questo video vi è piaciuto e di condividerlo sui social. Ciao e alla prossima!